cose che sembravano immutabili, per esempio del campionato, era che tutte le partite cominciavano e finivano alla stessa ora. Adesso c'è questa parola terribile che è spalmare, con anticipi, posticipi, anticipi dei posticipi, questo vale anche per le coppe, e questo secondo me è abbastanza sbagliato, non lo dico in quanto non televisivo, lo dico in quanto è troppo. 21 marzo 2020. Muore a 74 anni Gianni Mura, giornalista e scrittore. La sua avventura nel mondo del giornalismo inizia nel 1964, quando ancora studente liceale approda alla Gazzetta dello Sport, divenendone presto corrispondente per gli incontri di calcio ed il Giro d'Italia. Nel 1976 inizia la collaborazione con La Repubblica, dando inizio ad un lungo cammino professionale che nel corso dei decenni lo consacrerà come una delle firme storiche del quotidiano. C'è anche questa idea di passione che ci vuole per fare il ciclista, è uno degli sport più schifosamente duri che esistano. Scrittore oltre che giornalista, il primo dei suoi romanzi, Giallo su Giallo, ambientato al Tour de France, vince nel 2007 il premio Grinzane. Grande amico di Gianni Brera, con il quale condivide l'amore per la letteratura, i giochi di parole e la buona tavola, con Gianni Mura scompare una delle più grandi penne del giornalismo sportivo, che attraverso le sue principali passioni, ciclismo e calcio, ha raccontato mezzo secolo di imprese italiane.